Penso di essere cresciuto molto, poiché essendo una piccola media impresa, le forze sono poche, bisogna dare il più possibile per collaborare tutti insieme. E per quanto mi riguarda, ho appreso nuovi programmi di modellazione come Pro Engineer, che è un programma parametrico. Mi sono dovuto interfacciare con i miei colleghi, la maggior parte ingegneri, e questo è un aspetto che nel periodo universitario non è presente, perché le conoscenze degli ingegneri sono molto dettagliate e importanti per questo tipo di lavoro. Ho incrementato anche la conoscenza della lingua e l'utilizzo della lingua inglese per quanto riguarda l'interfacciarmi con nuovi clienti internazionali, e questo penso sia per me un ottimo punto di crescita. È stata una crescita continua a livello personale, partendo dalla collaborazione con i colleghi con i quali mi hanno aiutato molto in questo percorso. Mi chiamo Leonardo Federici, sono un industrial designer, ho 25 anni e il mio percorso di studi parte inizialmente con un anno presso IED, che è l'Istituto Europeo del Design, attraverso una borsa di studio che sono riuscito a ottenere all'inizio appunto dell'anno accademico, e sono passato per graduatoria di merito al Politecnico di Milano e lì ho concluso i miei studi. Sono Jacopo Vanoletti e sono un ingegnere presso la Plessis Engineering. Ho affrontato un percorso di tirocinio attraverso l'università. È stato un percorso partendo per quanto riguarda la progettazione a tutto tondo, partire dalla modellazione 3D fino alla prototipazione per quanto riguarda in questo caso frigoriferi. La mia scelta di rimanere all'interno di una piccola media impresa, e nello specifico questa, è avvenuta secondo proprio l'aspetto intrinseco di questa azienda in particolare. Infatti è un'azienda che si occupa di elettrodomestici, e per quanto riguarda l'attività di progettazione, l'elettrodomestico credo sia uno dei più complessi proprio a livello di componentistica, di assemblaggio e di preparazione del progetto. Essendo una piccola realtà, comunque si va sempre a superare i propri limiti, cercare di capire meglio alcune situazioni, alcuni dettagli, ed è sempre stata una crescita continua. Io sono una persona molto aperta di vedute e sono una persona anche molto creativa, infatti non ho un preciso campo di applicazione in cui vorrei esercitare le mie conoscenze. Per ora io mi trovo molto bene qui e spero di dare il meglio anche per i prossimi anni. Ovviamente quella che è la mia crescita, il mio percorso mi darà i punti chiave per poi riconoscere il mio lavoro anche personalmente e anche attraverso altre persone. Al momento mi piacerebbe apprendere il più possibile per poi magari in futuro riuscire ad aprire una mia attività.